quindi a pochi decenni da quel fatidico 1410 che sconvolge gli equilibri che in regione erano mai fermi fondamentalmente. Se volesse essere precisi, dal 1284, quando per la prima volta il vescovo Enrico cede il dominio diretto sul vescovado a Mainardo II. Già allora ormai la signoria tirolese in regione si è attestata con tutta la sua pienezza, e le compattate del 1363 formalizzano una confederazione che poi sopravviverà per secoli. Questo 1410, con l'inserimento di questo terzo attore, come ha detto la Repubblica Veneta, scombussola un po' i rapporti di forza, e come nel 1410 sono i Castelbarco gli elementi deboli in questo sistema di equilibrio. I Castelbarco, potentissimi fra XII e XIV secolo. Purtroppo siamo nel 1335, il testamento di Guglielmo il Grande. 1320. La famiglia si suddivide in diversi rami. La suddivisione in diversi rami dei Castelbarco spezza quest'unità, questa signoria rurale presente in Vallagarina, che andava da Castelpenede a Castelbeseno, da Castelbeseno fino alle chiuse di Verona, fino a Ala, fino a Sabbionara, Brentonico. Si crea una serie di mini signorie in conflitto perenne fra di loro. Abbiamo trattati di alleanza fra singoli rami del Castelbarco con i Visconti e di altri con Venezia per farsi la guerra a vicenda. Poi fra 1407 e 1408, quando tutti bene o male si stanno accorgendo che sono pronti a subirsele da Venezia, cercheranno sì nell'ultimo momento protezione nuovamente presso il duca Federico IV d'Austria, ma inutilmente. Ebbene, questo sistema instabile, questo equilibrio non equilibrio presente in Vallagarina favorisce l'entrata, appunto come detto, di altri attori, innanzitutto Venezia, e poi l'entrata del conte di Trovero di Lesburgo direttamente. I Castelbarco giurano fedeltà ai duchi d'Austria fra 1396 e 1396, tutti i rami, con alcuni ritardi. Gli ultimi sono quelli di Brentonico, d'Osso Maggiore, ovvero quelli di Castel Avio, anche per intenderci, quelli più vicini a Verona, quindi più lontani dalla contea tirolese, più vicini a Verona, poi ai Visconti che si fanno signori di Verona stessa nel 1389, quindi gli ultimi più resti, ma 1396 ci sono tutti. Tutti hanno cercato, bene o male, di reinserirsi sotto la superiorità feudale del Vescovo di Trento, ovvero del Duca d'Austria, secondo un sistema di interdipendenze che le case del tempo chiariscono benissimo. Attraverso l'avvocazia, il Duca d'Austria esercita il potere di comando sulle truppe vescovili e il governo dei castelli. Quindi il Duca d'Austria governa la parte militare del Vescovado e ne è, in questa confederazione, il signore militare. In questi anni, però, Aldrighetto, la linea di Castelbeseno, intrattiene contatti con Venezia per vendere Castelbeseno. I duchi d'Austria riescono con una manovra a sottrarglielo, a comprarlo prima che lui venda. Questo ci mette questi capitani Grafner, altra provenienza non tirolese, che però nel 1456 si rivoltano contro il Duca d'Austria stesso, vengono assediati fra l'aprile e il settembre di quello stesso anno. Alla fine il castello ripreso, assegnato, come detto, al vescovo, da questo a fidi uomini di corte del Duca d'Austria stesso, per questi anni già Sigismondo, e si arriva a quel compromesso, come detto, del 1462, dove Castelpietra sì, dei Trapp, ma feudo arciducale, Castelbeseno dei Trapp sì, ma feudo trentino vescovile. E quindi di questa grande eredità cosa rimane? Questa linea di eredità che finisce nel 1794 in linea diretta. Innanzitutto esiste una persecuzione legale nell'altra linea di Castelcoira, perché a tutti gli effetti i Trapp della linea di Castelcoira,
come viene a configurarsi a partire dal 1558, sono ancora titolarmente, nonostante va bene, la cessazione delle signorie feudali fra anni 30 e 40 dell'Ottocento sotto l'impero d'Austria, i dinasti di Castel, insomma, di Castelpeseno, i signori della signoria di Castelpeseno. E lo sono metto per questa particolare forma di feudo, di titolo feudale, che gravava su Castelpeseno, retto e maschile, retto e leale e maschile. Quindi, estinta la linea di Castelpeseno-Caldonazzo, 1794, si torna indietro e si riparte nel 1558 e si arriva per l'appunto attraverso la figura intermedia appunto di Giacomo VII, si arriva attualmente, si passa per esempio per Giorgio Trapp, le acquisizioni della Schwamburg, come detto, alcuni altri esempi di Trapp fra 5 e 600, e si arriva successivamente ai, non solo ai figli, ma ai discendenti di questa coppia, di cui si sono conservati sia il ritratto del marito che della moglie, si arriva a Johann Nepomuk Trapp, 1790-1846. A Johann Nepomuk Trapp riesce, e qui c'è anche il ritratto di sua moglie, a volte si ha la fortuna di avere entrambi i personaggi che portano avanti la linea genealogica, Johann Nepomuk Trapp riesce di recuperare, di farsi reinvestire di quelli che erano i feudi della linea trentina della propria famiglia. E ci arriviamo formalmente nel 1838. Nel 1838 si arriva alla rinfeudazione dell'insieme del pacchetto feudale che era appartenuto alla linea trentina della famiglia. L'insieme delle signorie e del patrimonio che in quegli anni vengono ricondotti a Johann Nepomuk Trapp fanno Johann Nepomuk Trapp quello che viene definito in quegli anni il primo dinasta del Tirolo. Perché l'insieme di signorie che facevano capo da quella sola persona non aveva paragoni in Tirolo. I Thun erano già suddivisi in una gran serie di rami, indipendenti l'uno dall'altro. I Giovannelli, grande patrimonio, ma non signorie, anche quindi giudizi, diritti dinastiali, nel senso vero proprio della parola, quindi diritti di giurisdizione anche, di ius in persona altera, no? Di poter governare la persona, di poter dire diritto su un'altra persona. Ebbene, Johann Nepomuk Trapp riesce a riprendere, a riunire il patrimonio, e la sua discendenza mantiene questo patrimonio unito. Ma con Gotthard Trapp ricomincia, si può dire, una riorganizzazione del patrimonio. Gotthard Trapp, che è l'esponente della linea di Castelcoira, ha un patrimonio immenso da governare. Siamo fra fine 800 e primi del 900, si assume la decisione di concentrare bene o male il patrimonio storico-culturale, identitario della famiglia in un solo castello, Castelcoira, quello che fondamentalmente è quello più lui vicino perché è quello cui faceva capo la sua linea familiare. Il complesso di Castelpeseno è troppo dispendioso per essere mantenuto in piedi. Caldonazzo è lontana, la famiglia risiede preferibilmente nel proprio palazzo di Innsbruck. Svolge funzioni anche presso la corte di Vienna. Qui lo vediamo rappresentato con l'uniforme di camerlengo di corte in occasione della visita di Francesco Giuseppe presso il re di Baviera nel 1914, per esempio. Quindi gli interessi di Gotthard stesso e della famiglia abbisognano di una riorganizzazione, di una razionalizzazione in qualche modo. Gotthard Trapp rimette mano ai diversi complessi archivistici della famiglia, l'insieme dell'archivio familiare viene concentrato a Castelcoira, l'insieme della quadreria familiare e dei ritratti familiari vengono consegnati a Castelcoira.
Coira. Gotthard stesso mette mano all'archivio, lo riordina, e l'insieme quindi di quelli che erano l'archivio di Castelbeseno, l'archivio di Castelcampo, l'archivio della magnifica forte della signoria di Caldonazzo, l'archivio anche che faceva capo all'amministrazione di Innsbruck, il tutto viene concentrato a Castel Coira e viene riordinato. Siamo in questi anni di ridefinizione in qualche modo dell'identità familiare dei Trapp stessi. E non sono l'unico caso. I Trapp sono imparentati in quegli anni con gli Spaur di Oberwalea, gli Spaur che ancora oggi sopravvivono e che hanno rimesso in piedi, bene o male, Castel Valer negli stessi anni, fra fine 800 e primi dell'Ottocento. Il grosso degli interessi degli Spaur negli stessi anni non era Castel Valer, nella periferia anaunica, in un castello, bene o male, difficile da mantenere. Il centro, il fulcro degli Spaur, era mezzo lombardo, a Castel della Torre, dove aveva sede anche l'archivio familiare e l'insieme della quadreria presente in quel castello. Il castello passa attraverso via Femminile agli Unterrichter e agli Unterrichter e ai Welsperg. L'archivio passa ai Welsperg, la quadreria passa però agli Spaur stessi, uno spezzone di archivio va agli Unterrichter di Fai della Paganella, poi passerà all'archivio di Stato di Trento, mentre Welsperg poi arriverà a Bolzano. Ebbene, in quegli anni stesso viene rimesso a lucido Castel Valer, ma il conte Spaur è sposato a una Trapp, ci sono legami di parentela molto stretti. Questi due personaggi ne mettono insieme i propri castelli e i propri archivi, la propria quadreria, ridefinendo la propria figura. Nel senso, non sono gli unici casi, siamo fra fine 800, dove questo momento di ridefinizione, di riorganizzazione familiare è un fenomeno quasi necessario. Ebbene, in quegli anni da Castel Beseno alla volta di Castel Coira parte l'archivio, parte anche addirittura qualche elemento lapideo dell'arredo, parte un grande camino cinquecentesco presente ancora oggi a Castel Coira. Da Besanello stesso se ne vanno due scudi mortuari un tempo nella chiesa di Sant'Agata, perché ormai nella cappella di Castel Coira, che viene ridefinita la storia della famiglia, comprensibilmente perché quello, il castello afferente alla linea che ancora oggi sopravvive. E ciò che sopravvive naturalmente è questo immenso archivio. L'archivio di Castel Coira è uno degli archivi più importanti della nostra regione, anche per questa sua natura composita, che copre sia il Tirolo settentrionale che l'Alto Adige che il Trentino. È un archivio acquisito dall'archivio provinciale, ovvero acquistato dalla provincia autonoma di Bolzano e depositato presso l'archivio provinciale di Bolzano nel 2016, ritirato nel settembre di quell'anno, dalle dimensioni straordinarie. È paragonabile alla porzione boema dell'archivio Thun, in qualche modo, o sì all'archivio Welsperg, che anche questa copertura territoriale dal Primiero alla Val Pusteria, alla Val di Non, bene o male anche al Tirolo settentrionale. È un archivio che ha ricevuto anche di recente nel 2018 una sua breve descrizione che potete trovare anche pubblicata in quest'opera fondamentale dedicata agli archivi di famiglia per utile alla storia austriaca fra 1500 e 2000, insomma epoca moderna e contemporanea. La scheda Trapp zu Coburg, quindi conti Trapp di Castel Coira e il loro archivio, sulla base di dati rilevati naturalmente dall'archivio provinciale stesso e prima da chi a suo tempo lo inventariò per conto della famiglia Trapp stesso e della famiglia, solo qualche numero consta di 1861 documenti, 142 volumi, 135 metri lineari di materiali che vanno dal XII al XX secolo, e i pezzi più antichi sono proprio provenienti da Beseno, 1192, una carta dei signori da Vivaro, signori vicentini, che godevano di possedimenti sull'altopiano di Folgaria,
1195, tre anni dopo, un documento dei Mach, invece, quindi area venostana. L'archivio di Innsbruck, presente in questo archivio TRAP di Castelcoira, consta di per sé di 20 metri lineari, con documenti sulla signoria, sui diritti signorili sulla famiglia dal XVI al XX secolo, soprattutto documentazione fra 1794 e 1840, documenti dal 1483 al 1783, corrispondenza varia ottocentesca, serie trappiana, ovvero la serie legata alla storia familiare, fondi legati appunto a Beseno, Caldonazzo e via dicendo. Qui vedete, per dare semplicemente un'impressione di cose, quanto sia questo archivio, qualche foto dell'archivio inscatolato nell'archivio vecchio di Castelcoira, è trasportato in queste scatole e depositato all'archivio provinciale, con insieme poi anche degli atti giurisdizionali, invece mantenuti nelle loro filze originali, con l'ordinamento ancora antico, con due tavoli di legno in testa e in coda, con lo spago a legarli, e la scritta, il riordino ottocentesco, con l'inserimento dei termini gli oggetti a cui il materiale si rifaceva. E questa scatola che tutti conoscete, perché sono regesti i documenti già pubblicati dall'Hauser, 1272-1466, ovvero il materiale riferente proprio a Beseno, quindi vecchia rote Ablage 62 Beseno Hauser a suo tempo. Se venite a Bolzano per volerlo consultare, vedete qui il malloppone di inventari e registri da consultare per accedere al... Chiedete a Walter che sicuramente vi può indirizzare.